Ciao a tutti diavoletti, oggi è una giornata un po' particolare perché prima un ladro di sirene, sì proprio questo qui, ha rapito Anto Tritone. Adesso vi metto una scena qui. È stata una giornata davvero bruttissima. Sono qui con voi per cercare Anto Tritone e il ladro che l'ha rapito. Guardate, l'ha proprio trascinato. Se metto il piede nell'acqua inizio a tremare, ma non è questo il vero problema. Il vero problema è che Anto Tritone è stato rapito e noi adesso siamo qui per cercarlo, per trovarlo ed infine salvarlo. Sì, sembra una favola, ma non lo è, perché non so dove l'abbia portato quel ladro. Magari c'è qualche indizio? E se l'avesse portato qui dentro? No, non c'è nessuno, non c'è proprio nulla, nulla di nulla, neanche un capello, neanche, non so da dove iniziare. Ma che cos'è? Questo è proprio l'anello che indossava Anto. Devo controllare sotto quella barca, devo andare in acqua. Fa nulla diavoletti, guardate, sono proprio in acqua. Sto congelando e qui è anche molto pericoloso, potrebbero esserci dei pesci giganti, potrebbero mordermi, ma non ci pensiamo. Ok, adesso sono qui. Diavoletti, non c'è nulla, allontaniamoci da qui. Ok. Oh no, diavoletti, aspettate, aspettate, sto iniziando a pensare al peggio. E se questo ladro di sirene avesse fatto qualcosa di brutto ad Anto Tritone? O peggio ancora, e se in questo momento Anto Tritone non fosse più qui? Oh no, sto iniziando a pensare veramente al peggio. Non ci posso credere. Guardate come sorrideva. Oh, mi manca tantissimo, ci mancherà tantissimo. Come faremo senza di lui? Eh sì, avete capito proprio bene, come faremo? Perché non solo io sarò triste e piangerò, ma anche il nostro cagnolino. Oh, guardatelo, eravamo molto legati. Dove l'avrà portato mai quel ladro di sirene? Io mi sono proprio innamorata di questa coda. Ti sei innamorato di questa coda? Sì, e da qui non me ne vado oggi. Sei il ladro di sirene? Certo che sono il ladro di sirene. Ah, no! 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 Vieni con me, basta! Vinci! Non ci posso credere, volevo salvarlo a tutti i costi, ma non ci sono riuscito perché l'acqua era congelata ed io ho iniziato a tremare e non vedevo molto bene. E quel ladro di sirene è scappato completamente insieme ad Anto Tritone. E adesso chissà dove l'avrà portato. Ok, diavoletti, sto continuando a cercare in acqua perché secondo me Anto Tritone si trova nelle vicinanze. Non esiste, si troverà qui vicino. Non è che questo è il verso di un tritone? Cioè di Anto Tritone? No. Non sembra il verso di una sirena. No, no. Non è proprio il verso di una sirena. Questo è il verso di... Ah, mio Dio. È il verso di uno squalo! Si trova uno squalo qui sotto? Aspettate, aspettate, aspettate. E se uscisse da qui dentro mi darebbe un grande morso? Oh no, devo allontanarmi. Sto iniziando a tremare, sto iniziando a tremare. La situazione sta diventando davvero complicata. Dove sarà mai Anto Tritone? Dove l'ha portato quel ladro di sirene? Ed io qui non sono per niente al sicuro. Devo muovermi. Non c'è nessuna traccia che lo dica. Cosa? Diavoletti? Ma... questo cos'è? Oh no, non è sangue. Sangue di un tritone? Questo è proprio il suo sangue. Aiuto! Aiuto! Era la voce di Anto Tritone. Ma proveniva da lì? Oh no. Oh no, diavoletti. Lo vedete? Guardate, quello è il ladro. Cosa? Eccoli. Ho bisogno di stare in acqua. Allontanati. No, io non me ne vado. Ok, adesso mi avvicino da questa parte. L'ho catturato ed è mio. Devi venire a casa con me. Vinci, sì. Non riesco a respirare perché io ho bisogno di acqua.
Le sirene hanno bisogno di acqua. Adesso andiamo a casa, ti taglio la coda, l'appendo sotto al lampadario, accendo la luce in modo che la coda si illumina. La tagliamo, la mangiamo. Sì, adesso me lo porto a casa. Taglio. Tagliamo, tagliamo tutto. No. Sì. Vici, io sì. Non riesco a respirare bene perché sirena, bisogno acqua. Dai. Per favore, liberami, per favore. No. Dai, come no. Faccio? E se offrissi me in cambio di Anto Tritone? No, non va bene, non mi piace. No. Perché solamente non ho la coda? Sì. E se ti dessi un granchio in cambio? No. Io già una volta ho catturato. Lasciami! La sirena! Lasciami! L'ho mangiata tutta! Buonissima, adesso voglio lui! Ma questo lui. È impazzito! Anto Tritone viene a casa con me. Non verrà a casa con te perché io ti offrirò un Poppit gigante, no, lo vuoi? Il Poppit te lo tieni tu, io non lo voglio. No, è veramente gigante? No, non mi interessa. E da una particolarità, si illumina tantissimo. Io voglio la sua coda e basta. Non lo voglio il Poppit. Non vuoi neanche vederlo? Diavoletti! No, non lo voglio vedere! Diavoletti! No, voglio le lui. Sirene, le persone con la coda, non respirano senza acqua! Sì! No, sta peggiorando la situazione. Sì. Dai, vuoi questo Poppit? No, non lo voglio. Mi sto essiccando, mi sto essiccando, mi sto essiccando la gola! Oh no, resisti? Eccolo, vai, sì! Adesso andiamo... Dove andiamo? A casa. Non andrai da nessuna parte. Taglio la coda. No. L'appendiamo. No. E sarà tutta illuminata sotto al lampadario. Vuoi fare un lampadario con la mia coda? Sì. Un vero e proprio lampadario? Sì. Esatto. È impazzito, ma il lampadario lo puoi fare anche con il Poppit mega gigante luminoso? No, no, perché a me piace il verde e il blu. Io voglio il tritone, la coda del tritone. Sei il ladro di sirene? Il ladro di sirene, sì. Come già ti ho detto prima, una volta ho catturato una sirena grandissima e l'ho mangiata tutta. L'hai mangiata? Tutta. Non mangiarmi! Non mangiarmi! Adesso ti mangio. Ti posso spiegare una storia? Ti posso spiegare una cosa? Sì, va bene. Io una volta ero un umano, non sono mai stato un tritone. Ah, veramente? Sì, quindi posso andare in oceano, fammi fuggire. Non ti posso far fuggire, questa è la prima volta che vedo un tritone, quindi devi venire con me. Dai, no. Posso andare nell'oceano, io voglio vedere i pesci, voglio vedere le meduse, voglio vedere gli squali, voglio esplorare. No, devi venire con me e basta. Vedi, Vici. Ti sto legando, vedi? Non ti puoi muovere. Acqua! Acqua! Niente acqua, guardala l'acqua, vedi la sua, la puoi solo guardare l'acqua e basta. Non posso toccarla. No, sei sugli scogli con me, no, ti ho legato. Ti stai peggiorando, stai peggiorando. Ti stai essiccando. Guardate, è tutto secco. Bravo. Anto, Anto svegliati. Eccolo, sei bianchissimo. Svegliati Anto. È secchissimo. Dai, dai, vuoi quel Poppy, dai. Va bene, dai, fammelo vedere. Ti faccio vedere il Poppit luminoso. Va bene, okay, mi hai convinto. Ti salverò. Speriamo. Senza parole quando vedrai questo Poppit. Oddio, mamma mia, che bello. Mi sembra proprio la coda del tritone. È tutto tuo se lasci Anto Tritone in pace. Va bene. Mi avete fatto cambiare idea. Mi sa che... te lo lascio, io voglio questo e me ne vado. Se ne sta andando? Davvero? Che bello, sono felice, guarda la mia coda. Dove sta andando questo ladro? Ciao, io mi prendo questo e me lo porto a casa. Quindi mi lasci in pace? Sì, ciao, fai quello che vuoi. Ti piace il Poppit? Sì. Non ti piace più la mia coda? No. Ciao, ho cambiato idea, mi dispiace, voglio questo. Ti ho salvato? Ti ho salvato la vita, ti ho salvato la vita, ringraziami. Anto? Anto, svegliati. Ho bisogno di acqua. Anto, il ladro è andato via. Sveglia, sei al salvo adesso. Puoi andare nell'oceano. Ho bisogno di acqua. Ok, adesso ti porto in acqua. Anto.